Carissimi amici, pace e bene a tutti. Oggi Giovedì Santo, un giorno particolare. Permettetemi di essere più confidente che mai. Ogni anno io, in questo giorno, guardo le mie mani. Guardo le mie mani perché ricordo un po' il giorno della mia ordinazione sacerdotale. Sì, perché oggi, Giovedì Santo, è un giorno dedicato ai sacerdoti. La liturgia della mattina, con la benedizione degli oli santi, con il proprio vescovo, con il clero, e poi la sera, con la rievocazione del momento dell'ultima cena, della lavanda dei piedi di Gesù. Queste due liturgie sono concentrate o sono accomunate dalla figura del sacerdote. Il sacerdote come ministero nasce proprio il Giovedì Santo. E allora ecco perché guardo le mie mani. Le mie mani, che sono le mani del sacerdote, unte con l'olio del crisma. Quelle mani che sono chiamate anche a lavare i piedi. Quelle mani che sono chiamate a servire attraverso il mio ministero sacerdotale. Dunque le mie mani, le mani del sacerdote, sono le mani che rappresentano la culla e il sepolcro, l'inizio e la fine della vita dell'uomo. Le mani del sacerdote devono cullare l'umanità. Le mani del sacerdote devono sostenere la fragilità dell'uomo. Dunque le mani del sacerdote, le mie mani, culla e sepolcro, come sono state le mani di Gesù. Infatti noi ascolteremo nella pagina del Vangelo della sera, della messa del Giovedì Santo, di questo giorno, ascolteremo l'Evangelista che dice: sapendo Gesù che Dio aveva messo tutto nelle sue mani, compì il gesto della lavanda dei piedi. Dunque il sacerdote e io siamo chiamati a prendere coscienza che Dio ha messo tutto nelle nostre mani. Ha messo nelle nostre mani per servire l'umanità, per servire il mondo, per servire ciascuno di voi. Ha messo nelle nostre mani l'olio, il crisma, perché noi possiamo ricoprirvi dell'unzione di Dio. Possiamo ricoprirvi di questo olio che si impregna, che impregna la vostra vita. Noi siamo chiamati a impregnarvi di Dio. Noi abbiamo dunque questo servizio straordinario, grande, bellissimo. E io, lasciatemi ancora dire, ogni volta che ci penso, io rabbrividisco. Mi viene un brivido dietro la mia spalla perché dico: Dio mi ha affidato questo compito. Dio mi ha affidato il compito di custodirvi. Dio mi ha affidato il compito di custodire la vostra vita. E allora, carissimi amici, io voglio lasciarvi con questa preghiera. Voglio chiedervi di pregare proprio per noi sacerdoti. Voglio chiedervi di pregare per me, per tutti i sacerdoti, soprattutto per i sacerdoti che vivono un momento di difficoltà, un momento di crisi particolare, perché possano scoprire la bellezza del proprio ministero, possano guardare le proprie mani e possano ricordare che quelle mani sono mani unte, sono le mani unte da Dio. Possano ricordare che loro devono essere l'immagine della tenerezza di Dio.